Bentrovati al consueto appuntamento con Fatti e Opinioni. Oggi abbiamo ospite Peppe Cassì che ringraziamo per tornare Grazie qui a voi. con noi in questa ripresa autunnale post-estate, ma post-elettorale soprattutto. Il sindaco di Ragusa, che ormai è al quinto e ultimo anno del suo mandato elettorale, in quanto nella primavera prossima, in teoria tra il 15 aprile e il 15 giugno, molto più probabilmente al solito a giugno, si voterà appunto per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale. Cassì si accinge a completare il suo mandato. Intanto cominciamo da qui, si ricandiderà? Ecco, su questa domanda non sono preparato, no? Nel senso che chiaramente stiamo pensando, col gruppo con cui condividiamo questa esperienza politica, di proseguire nell'attività amministrativa. Ancora stiamo mettendo a punto le ultime questioni. Diciamo che abbiamo messo un po' da parte l'aspetto più politico di questa amministrazione, siamo preoccupati più ad amministrare, a gestire i fenomeni, tutti i percorsi amministrativi, eccetera. Il punto politico stiamo cominciando a farlo adesso, proprio come dicevi tu, dopo questa accelerazione che c'è stata, dopo questa tornata elettorale, regionale e nazionale, è arrivato il momento. E quindi sicuramente, anche se ancora una decisione non è stata presa, ma è nell'ordine naturale delle cose che ci sia una ricandidatura. Diciamo che c'è una prosecuzione di un progetto amministrativo che è nelle cose, come dici. Poi, ripeto, sulla formalizzazione della candidatura stiamo ancora confrontandoci, ma insomma, penso che nel giro, visto che la campagna è iniziata, dovremo sciogliere le riserve quanto prima. Allora, i temi da affrontare sarebbero tanti, vediamo quanti e quali più importanti soprattutto riusciamo a fare nel tempo che abbiamo a nostra disposizione, a partire anche dall'attualità politica proprio nella città di Ragusa e sulla vita del comune, perché il palazzo comunale è stato investito da una folata, forse anticipata, no? Di venti elettorali, per varie ragioni, ora ne parleremo anche con i fatti più recenti, no? Della revoca delle deleghe all'assessore Barone e altri competitori che si affacciano appunto nello scenario preelettorale. Però intanto ecco, vorrei partire anche dal contesto rispetto anche alla nostra precedente intervista, quando abbiamo fatto il punto sull'attività, eravamo prima delle elezioni, ma eravamo prima del sapere che ci sarebbero state elezioni anticipate, poi tutto precipitò a luglio. Intanto così, visto che certo, Peppe Cassì è stato eletto sindaco con un profilo da civico, sostenuto soprattutto da liste civiche, poi però parleremo anche di questo, ma comunque è chiaro che chiunque cura la cosa pubblica poi diventa un soggetto politico. E allora, nelle regionali e nelle nazionali, Peppe Cassì cosa ha fatto? Cioè, oltre che ovviamente aver esercitato il suo diritto, se vogliamo anche dovere di voto come elettore, certo non è stato un elettore semplice, si è schierato per chi? Allora, noi ci siamo confrontati chiaramente come gruppo nostro politico, gruppo amministrativo, e visto che tutti si aspettavano un po' un'indicazione, no, del sindaco della città capoluogo, diciamo che noi abbiamo, visto che il nostro è un progetto civico, prettamente civico, e diciamo anche durante questi 4 anni abbiamo rafforzato il convincimento che insomma il nostro progetto debba rimanere un progetto civico, abbiamo in qualche modo condiviso anche con gli altri esponenti della giunta, ma anche in consiglio comunale, con il gruppo di maggioranza, l'idea di non dare indicazioni, cioè non schierarci con questo o quell'altro partito o leader o candidato. Chiaramente ciascuno di noi aveva delle preferenze, chiaramente ciascuno di noi aveva fatto nel proprio ambito, nella propria cerchia di azione, nelle proprie amicizie, diciamo, una campagna elettorale, se vogliamo, comunque abbia sostenuto questo o quell'altro candidato, però io rivendico un fatto, cioè il mio gruppo, il gruppo che porta il mio nome, è un gruppo caratterizzato veramente da un'ampia trasversalità. Questa è stata la nostra cifra sin dall'inizio, perché noi abbiamo avuto veramente nella lista inizialmente dei soggetti che nella loro storia precedente avevano abbracciato le cause, chi della destra, del centrodestra, chi della sinistra, centrosinistra. Trovo e continuo ad essere convinto di questo, che l'amministrazione di una città che deve essere votata alla realizzazione di cose concrete, alla praticità, all'efficienza, alla concretezza appunto, abbia secondo me poco a che spartire con una collocazione partitica che tra l'altro mi sembra quasi ormai superata dagli eventi. Cioè, noi assistiamo sistematicamente a passaggio di casacca, diciamo, a candidati o leader politici o anche rappresentanti politici che transitano da una parte all'altra.
con veramente una superficialità, secondo me, disarmante e anche dando luogo a uno spettacolo poco, poco dignitoso. Allora, siccome io questo ragionamento proprio partitico, sin dall'inizio, non l'ho voluto fare, io bene, ho chiaro. Fatto allora, questa il gruppo, scelta. Il gruppo sì. che ha sostenuto Cassì, e quindi la coalizione elettorale, sì. della quale faceva parte un solo partito sì. politico, Fratelli d'Italia, che peraltro allora prese appena il 2,8%, ma politicamente pochi mesi prima aveva preso il 4,3% nelle ultime legislative, oggi sappiamo qual è la sua forza, e ovviamente ha già espresso, come dire, un governo guidandolo sì. con Giorgia Meloni sostanzialmente, anche se si insiederà nei prossimi giorni, però di fatto tutto è avvenuto oggi con l'affidamento dell'incarico. Allora, rispetto a quella coalizione, Cassì sta dicendo il gruppo non si è schierato perché è una coalizione trasversale. L'indicazione ciascuno era questo. Individualmente avrà fatto questo, poi non le è scelte successo. Che ha fatto. Poi e quelle individuali di Cassì quale poi sono di fatto, no, la mia, allora io sono andato a scegliere veramente le persone, adesso non voglio mai dire chi ho votato, io perché non mi sembra neanche corretto dopo però convintamente ho votato delle persone, cioè le persone che secondo me rispecchiavano l'interesse della città. Io anche mi sono posto il problema da sindaco, cosa mi conviene, cioè cosa conviene alla città che io oggi rappresento, chi è il candidato politico che una volta eletto deputato, parlamentare o senatore potesse in qualche modo corrispondere alle esigenze della città, potesse avere anche con me personalmente un rapporto, diciamo, di vicinanza. Vabbè, alle politiche dire votare alle persone è in qualche modo insomma una approssimazione. Molto, hai detto molto bene, azzardata, hai detto no? bene, una cosa allora, alle politiche, alla Camera e al Senato scandalosa. Si può votare o un partito sì, o una coalizione, ed è una cosa vergognosa. Comunque, niente di più, e quindi avrà fatto una scelta che non vuole rivelare. Ho preso posizione su questa sì. cosa in maniera netta. Per le regionali, sulle certo, si è potuto anche scegliere sì, un candidato sì, che era dentro una sì, lista, e quindi assolutamente non il candidato, diciamo che con la legge elettorale nazionale è veramente qualcosa di che grida vendetta, cioè antidemocratica, non so come definirla, sì. non ci sono più aggettivi e lo sanno anche loro, cioè lo sanno sì. coloro che sono deputati a cambiare questa sì. legge, che potrebbero farle, che dicono ma di volerlo fare. È una legge chiaramente incostituzionale, dicono di volerlo proprio fare. Per i tre elementi gravissimi che combinati sì. fra di loro sono veramente eversivi dei sì. principi costituzionali della democrazia e dell'uguaglianza, perché sì. la combinazione fra liste bloccate, candidature plurime e divieto di voto disgiunto hanno esatto. un effetto assurdo, la Corte Costituzionale non è stata investita. Devo dire, molti elettori, tra i quali mi ci metto anch'io, abbiamo cercato di utilizzare il momento elettorale per presentare un reclamo che in effetti il Presidente di seggio ha l'obbligo di recepire e di allegare poi al processo verbale, quindi spero che l'abbiano fatto anche tante migliaia di persone. Non lo sapevo se l'ho fatto, fatto assolutamente anch'io. Sì, perché il punto è, mentre l'Italicum peraltro mai è entrato in vigore sì. e ancor più il Porcellum più volte sì. applicato, sono stati dichiarati incostituzionali perché ci fu un meccanismo giurisdizionale per cui la Corte fu investita. Esatto. Con questa legge ancora non è avvenuto e prima o poi facciamola accadere. Sì. Perché è chiaramente incostituzionale, lo dico ovviamente da cittadino, la mia è solo un'opinione, se vogliamo, dell'uomo della strada, però ne sono fermamente convinto, e quindi liberiamoci al più presto di questa pessima e orrenda legge elettorale. Diciamo che oltre ad essere anticostituzionale, possibilmente che è una questione giuridica, la costituzionalità o meno, ma è anche certo. profondamente illiberale, certo. è antidemocratico certo. nel senso non giuridico, ma è anche certo, perché non conculca la possibilità per il cittadino di scegliere chi votare, ed è una cosa francamente in una tornata elettorale inconcepibile. Io mi meraviglio, ma non c'è tanto poi da meravigliarsi, perché se questo tipo di legge elettorale conviene poi alla fine, perché conviene di fatto a tutti i leader politici dei vari cioè, partiti, che altrimenti non ci sarebbe questa legge, se conviene a tutti, perché tutti possono così designare chi vogliono loro e quindi portare le proprie persone di fiducia, ecco il motivo per cui non viene cambiata. E temo che anche adesso non sento il fermento in questa direzione, anche perché tu mi insegni, la legge elettorale è meglio cambiarla subito, perché se si cambia alla fine di una certo, legislatura certo. poi il sospetto certo. che venga modificata per dare un vantaggio certo, alla parte che farlo nell'imminenza è sempre molto pericoloso, rischioso, anche inappropriato inappropriato. Va bene, allora, però traendo spunto così da questa fase che abbiamo appena messo alle spalle, quindi queste fibrillazioni elettorali sul comune però scaturiscono forse anche da quello che è avvenuto in queste elezioni, perché vabbè, qualcuno si sarà schierato, chiunque avrà sostenuto qualcuno sì, e non so se è dentro questo contesto che siano maturate le ragioni del venir meno della fiducia da parte del sindaco Cassì rispetto al suo assessore Barone, che di fatti ha revocato. No? Sì, sì.
No, ma è successo qualcosa di politicamente grave, secondo me, altrimenti non avrei preso questa decisione, e cioè il fatto che in maniera anche ostentata, quindi non neanche sotto traccia, ma in maniera palese, l'assessore ha iniziato un percorso all'interno di un progetto politico che era alternativo al mio. E quindi, se contestualmente si svolge la carica di assessore e nello stesso momento si pensa a come quindi sostituire l'amministrazione, quindi si candiderà a sindaco, sosterrà una candidatura alternativa, sì, a quella di Cassino. Non ha fatto nulla per non palesarlo anche negli uffici, anche negli ambienti dove andava. Io ho avuto decine di testimonianze di persone che mi dicevano appunto questo fatto qua, ma d'altra parte sono anche immagini inequivocabili, quindi insomma c'era questa cosa, per carità, legittimo, perché in politica non è che c'è niente di che deve far sorprendere, però è chiaro che da un punto di vista politico, proprio prettamente politico, ritengo e sottolineo nessun fatto personale, perché adesso poi c'è chi ha interesse magari a tirar fuori questioni che nulla hanno a che vedere con la politica, ma solo per un fatto esclusivamente politico mi è sembrato inevitabile arrivare a questa conclusione. Ma come si spiega questo fatto? Cioè, Cassì come ha letto questi elementi che poi lo hanno portato alla sua decisione? Ma al di là di questo, cioè il fatto in sé cos'è? È una non condivisione dell'operato dell'amministrazione? Ma io questo non posso saperlo, può essere anche un'ambizione di fare qualcosa di più, può essere anche un'insoddisfazione nei rapporti con l'amministrazione, con gli altri assessori, può essere una difficoltà nel trovare una collocazione in un contesto che si andava a creare, cosa che secondo me non era, insomma, sinceramente questa io non so darmi una risposta. È chiaro che la tentazione, io credo, dell'assessore di mettersi in gioco anche su queste elezioni, che non erano le elezioni amministrative ma erano le elezioni politiche regionali, lui si è messo in gioco sostenendo legittimamente, attenzione, cioè manifestando un peso politico importante, almeno a suo giudizio, non so con cosa, non è verificabile quello che possa essere spostato in questa tornata elettorale che c'è stato, mettersi in gioco, misurarsi e poi in qualche modo far valere questo consenso in una circostanza futura, nelle prossime amministrative, ma non appunto all'interno comunque dello schieramento dove si trova attualmente, ma anche in altri schieramenti, dico anche, non lo so poi qual era la sua idea, chiaramente non posso entrare nella testa delle altre persone, ma mi sembrava evidente, anzi è sembrato evidente a tutti sostanzialmente, che c'era un progetto appunto alternativo a quello nostro. E questo, quindi, e questo è il motivo del venir meno della fiducia, non il fatto per esempio che nelle recenti elezioni politiche e o regionali magari si sia schierato, come a ciascuno sarà capitato, in maniera, come dire, palesemente diversa da quella di altre posizioni magari assecondate dal gruppo Cassì. No, noi non avevamo dato, ripeto, un'indicazione, chiaro, ognuno di noi aveva una propria idea, è chiaro che lui ha dichiaratamente sostenuto un candidato importante, poi eletto deputato, quindi, ma non era, anche questo sicuramente non era, era già un po' fuori dall'indicazione che avevamo condiviso, attenzione, perché io avevo dato un'indicazione, ma era stata condivisa questa linea, non è che mi inventavo niente, invece non è andata così, ma ancora non era neanche questo, tutto sommato, anche se già questo era un fatto grave, era proprio l'approcciarsi a un progetto politico che prevede di subentrare a quello attuale. E Barone ha alle spalle anche una lunga esperienza politica in città, per esempio è stato a lungo consigliere comunale, assessore, è stato presidente del consiglio comunale con la sindacatura di Pasquale, poi nel 2018 comunque fu tra i grandi elettori, certo, fu sostenitore di Cassì, e sei mesi dopo l'elezione di Cassì subentrò come assessore a Salamone, che si dimise. Allora, così si disse, proprio per dare un riconoscimento anche all'apporto elettorale, sì, sia pure dopo sei mesi, con sei mesi di ritardo, che Barone aveva apportato. No? Sì, non più che apporto elettorale, mi permetto di dire, è stato proprio lui parte del progetto, cioè non è stato solo un apporto esterno, il progetto mio di amministratore nasce insieme a Barone, ma io questo non lo nego, perché è così, è la storia. Io già cinque anni prima un'idea di cimentarmi nell'agone politico l'avevo avuto, poi l'ho lasciata, non ha avuto corso, non ha avuto seguito, quindi magari è una cosa che avrei fatto comunque, però è indiscutibile che
il progetto nasce insieme, cioè Barone è dall'inizio all'interno di questo progetto, dopo qualche mese entra nella compagine assessoriale e quindi lui faceva parte sicuramente di questo progetto. Quindi per quasi 4 anni, poco meno di 4 anni, è stato assessore alla Polizia Municipale, alla Tutela Animali, al Personale, Centro al Turismo, Storico, al Centro Storico. Turismo e Spettacolo. E allo spettacolo. Come è stato come assessore? No, ma è stato un assessore valido. Io giudico l'assessore Balone positivamente, soprattutto nelle materie che lo interessavano di più, diciamo così, perché certamente ognuno di noi poi ha delle inclinazioni, quindi posso dire che sul centro storico, per esempio, si è molto dedicato, su Ibla si è molto speso, per cui io non do un giudizio assolutamente negativo sull'operato di Francesco Balone. Probabilmente, ovviamente, come sempre succede quando si è in più di una persona e alle volte anche quando si è da soli davanti allo specchio, ci possono essere delle divergenze di opinioni e io con Barone mi è capitato di avere delle discussioni, ma ovviamente civili, assolutamente non, su questioni relative al turismo, per esempio, sulla mia idea di come dovesse svilupparsi la promozione del turismo nella città, però nel rispetto dei ruoli e, come ho sempre fatto con tutti gli assessori, dando ampio margine, perché è vero che c'è un sindaco, c'è una giunta, c'è un consiglio, però devo dire, e questo mi potranno smentire eventualmente gli altri assessori, ma anche lo stesso Barone, io non ho dato veramente spazio e iniziativa agli assessori, a chi svolgeva attività, a chi era titolare di deleghe, non mi sono mai intromesso più di tanto, quindi loro hanno avuto... Quindi, anche sotto questo aspetto io potevo ovviamente ogni tanto non essere d'accordo sulle cose, ma mica solo con lui, anche con gli altri assessori, le discussioni capitano in un contesto appunto dove si è in tanti, tra l'altro persone che non è che abbiamo avuto tranne che con alcuni un percorso comune di vita insieme, sono persone che ci troviamo a condividere un progetto politico. L'abbiamo quindi fatto, è stato quindi un ottimo assessore. È stato un buon assessore sotto alcune cose, magari si è dedicato meno alla tutela animali. Un buon questo assessore. Qui. Piena sintonia? Sintonia, sì, non piena. Non è venuta meno, diciamo, sintonia in alcune situazioni. Ma ha sentito la conferenza stampa? No, mi hanno raccontato qualche passaggio, no, non ho avuto il tempo di sentire, è stata un po' di ore fa, ero in riunione, non ho potuto, ma la sentirò sicuramente registrata. So che è stato pesante in alcune accuse, cioè lui invece sentiva mancare, da quello che mi riferiscono, la fiducia da parte mia. Io credo che adesso lui si sente ferito e quindi dice delle cose che... Francamente, almeno da come mi hanno riferito, non stanno in piedi, sinceramente, ma mi riservo di dare una valutazione su quello che sentirò, non l'ho sentito, sinceramente non l'ho sentito, però mi dicono che è andato anche molto su questioni personali, cose che io tenderei assolutamente a escludere. Io posso essere poco empatico, poco socievole, non so, non avere un carattere espansivo, perché non ce l'ho probabilmente, ma questo non significa che io non avessi rispetto assoluto nei confronti di tutti i miei assessori, lui incluso, che non avessi sempre rispettato il loro operato, che non avessi anzi difeso tutti loro in ogni circostanza in cui c'era da difendere. Io ho sempre difeso l'assessore Barone, perché non è che, come gli altri d'altra parte, è stato diciamo privo di attacchi o di critiche. È stato un assessore della mia amministrazione, noi abbiamo condiviso un progetto, l'abbiamo portato avanti, tra alti e bassi, come è normale che sia, secondo me più di alti, secondo me l'azione amministrativa è stata un'azione comunque costante, forte, proficua anche sotto tutti i punti di vista, anche per le deleghe che riguardano l'assessore e l'assessore Balone, forse in alcuni casi, ripeto, con meno attenzione, perché sulla tutela animale magari si poteva fare qualcosa di più, così come si poteva fare qualcosa di più anche su tutte le deleghe, ma potevo fare qualcosa di più anche io, è normale questa situazione. Insomma. Sì, le accuse così sono state molteplici, ecco, su vari campi, sì. Intanto così, tra le ragioni magari ne scelgo una fra tante possibili, sì. Poi magari ovviamente sentiremo anche lui prossimamente, ma con una sorta di distanza e di chiusura dentro il palazzo da parte di Cassì, no. Mentre lui ha un sentire, come dire, aperto, cioè con riferimenti perfino all'abbigliamento, non so se... No, non so cosa volesse dire, lo dirà, spiegherà lui l'abbigliamento, no, assolutamente, no, lui ho capito che voleva fare, il suo ruolo è quello del politico che sta in mezzo al popolo, alla gente, io sono quello che si chiude nel palazzo, insomma questo fa sinceramente, lascia il tempo che trova, io sono sempre in giro, sono ovunque mi chiedono, dovunque sia richiesta la presenza del sindaco, io so che è importante che il sindaco sia presente dove... nella città, io credo di esserlo, io sono in piena sintonia
con tutti gli assessori, con tutti, la maggior parte della maggioranza dei consiglieri del gruppo di maggioranza, col Presidente del Consiglio, il capogruppo, voglio dire, quale sarebbe questo mio, come lui lo definiva, cerchio magico? Sono tutti allora, era solo lui che era fuori dal cerchio magico, quindi vuol dire che qualcosa, insomma, non andava, se questa è la sua ricostruzione. Per me andava, nel senso che io, ripeto, senza necessariamente avere rapporti di amicizia, noi non dobbiamo essere amici perché non abbiamo storie comuni, non abbiamo diciamo anche sintonia su molti aspetti, perché voglio dire, io con l'assessore Barone possiamo dire che siamo molto diversi, ma la diversità, come ho sempre detto, è un pregio. Io non ho mai pensato dell'assessore Barone che questa sua diversità da me potesse essere un vulnus o una cosa negativa, assolutamente no. Io veramente mi limiterei a quello che è successo, perché è solo questo il motivo. D'altra parte, e finisco perché la materia forse può anche annoiare un po', ma d'altra parte, se questa fosse stata la ragione, che come dice lui, l'avrei fatto molto prima, io invece ho lasciato che arrivassimo fino a pochi mesi alle elezioni, allora è stato neanche opportuno da parte mia lasciargli tutto questo spazio per 4 anni e mezzo, lasciandogli quindi la possibilità di crearsi il suo consenso, perché chi amministra chiaramente può avere consenso, anche dissenso, ma anche molto consenso, l'avrei fatto prima. Invece c'è un fatto specifico che è successo in queste settimane ed è questo è collegato alla mia decisione. Bene, allora in conclusione sul tema Barone, lui è entrato in giunta 6 mesi dopo, se ne va 8 mesi prima, non per sua scelta, ma appunto perché così ha deciso il sindaco Cassì, e durante tutto questo arco temporale di quasi 4 anni e mezzo, sì, sostanzialmente un altro fatto politicamente rilevante nella vita politica, no, della coalizione Cassì, chiamiamola così, è stata la posizione di Fratelli d'Italia, no? Che è un partito che oggi ovviamente è al centro dell'attenzione mondiale, non solo italiana, per tutto, sì, quello che sappiamo, che allora era un piccolissimo partito di destra, vuol dire, che muoveva i primi passi, vabbè, nato nel 2012, ma comunque nel 2018, ecco, alle politiche prese il 4%, alle comunali prese il 2,8%, meno di 1000 voti, un apporto utile ma comunque non decisivo, perché Cassì si guadagnò il ballottaggio con oltre 5 punti di vantaggio su Massari, mentre quell'apporto fu del 2,8%, sì, avrei preso magari i voti degli elettori anche se non avesse avuto Fratelli d'Italia, magari, certo, probabilmente, non so, quindi sì, non se ne è quantificabile. Certo. Diciamo. Ci fu un assessore della giunta, ma poi ad un certo punto Fratelli d'Italia, sì, decide di uscire dall'amministrazione. Perché? Perché Cassì avrebbe annunciato a quel tempo che il progetto sarebbe stato di chiusura rispetto ai partiti. Allora, e questa fu la motivazione di Sittinieri. Sì, sì. Ci fu un'intervista su un quotidiano locale. Quell'intervista, precisa domanda, come vedeva il mio futuro, io dissi, ma io vedo un futuro come movimento civico che cerca di coalizzare altri movimenti civici con diciamo, meno interesse verso un eventuale appoggio di partito. Diciamo che questa era poi la mia risposta, fermo restando che come ho fatto finora e farò fino alla scadenza del mandato, io ho rispettato tutti gli impegni che ho preso. Cioè io rivendico il fatto che tutto quello che avevo detto che avrei fatto, io l'ho fatto. A cominciare dall'ingresso di Barone in giunta, a cominciare dall'ingresso dell'assessore espressione di Fratelli d'Italia, quando ne ho avuto la possibilità, quindi quando c'è stato l'allargamento, io sono passato da 5 assessori a 7 assessori, potevo arrivare anche a 9, eccetera. Quindi ho fatto tutto. Detto questo, da quella dichiarazione mia, comunque io sarei arrivato assolutamente fino alla fine, ripeto, avrei rispettato l'impegno, il coordinatore territoriale dei Fratelli d'Italia ha preso posizione dicendo no, un momento, se Cassì vuole mantenere soltanto un profilo civico e non vuole partiti, allora noi sin d'ora usciamo dalla coalizione. Questo andò così, insomma, questa è la ricostruzione storica, i fatti sono così, non ho mai detto niente, non ho mai detto Fratelli d'Italia, tu vai fuori dalla coalizione. In quel momento ho detto facciamo questo passaggio, ho maturato questo convincimento, adesso certo. Questo è lo stato dei fatti. Poi accadde che l'assessore Eugenia Spata, sì, sia rimasta, ovviamente non più in rappresentanza, sì, del partito che si è tirato fuori, dentro, e sì, oggi ragionando nei termini attuali, con Fratelli d'Italia che è a capo del governo, sì, con Giorgia Meloni che ha preso il 26% alle politiche, che nei sondaggi addirittura è cresciuto ancora di qualche punto, non sappiamo quale sarà il suo futuro, certo conosciamo, guarda, il suo passato, no? Sì, ma non ha motivo di rammarico adesso, no, guarda, non avere, no, Fratelli d'Italia con, no, sé? No. Guarda, a dimostrazione del fatto che per me non è un fatto numerico, io ho accettato l'appoggio di Fratelli d'Italia quando era al 3%, non mi ricordo. Tra l'altro fu l'unica eccezione, perché fu l'unico partito ammesso, diciamo. Sì, sì.
Quindi non ho accettato quando era al 3%, perché l'ho detto dall'inizio, avevo un rapporto splendido con chi rappresentava Fratelli d'Italia a Ragusa, proprio un rapporto di amicizia, di percorso comune adolescenziale, cioè parliamo di questa cosa qui, loro mi dissero ma noi avremmo piacere, siamo contenti della tua candidatura, guarda io vi conosco, siete bravi. L'ho sempre detto, io non è che sono entrato in Fratelli d'Italia, il mio manteneva un profilo civico, però ho accettato di buon grado, senza tentennamenti, questa situazione. Quindi un partito che al 3%, che mi ha connotato indubbiamente, perché mi ha connotato in una certa maniera, adesso poi quando ho fatto quell'intervista già il partito era in rampa di lancio, stava crescendo, quindi sarebbe stato stolto da parte mia prendere con me un partito con quei numeri così bassi e poi lasciarlo con i numeri più alti. Questo è a dimostrazione del fatto che non è una questione di numeri per me, veramente non è una questione di numeri, è una questione di persone, io la voglio sempre girare così. Io allora posso dire e rivendico il fatto di aver avuto uno splendido rapporto col Presidente della Regione. E io sono convinto che col Presidente della Regione, ex Presidente della Regione Nello Musumeci, oggi Senatore della Repubblica, sembrerebbe Ministro del Sud. Forse componente del Governo, ora vedremo. Io mi sento rassicurato, io non è che sto facendo una dichiarazione che mi avvicina al partito, ripeto, per me la persona Nello Musumeci, da Ministro del Sud, può fare tanto per questo territorio, può fare tanto per Ragusa, e se io ho un problema per Ragusa, nei prossimi mesi che rimangono da qui alla fine del mandato, io so che chiamando Nello Musumeci, questo problema posso pensare di risolverlo più facilmente, ma la stessa cosa se vedo Giorgio Assenza alla Regione, ma la stessa cosa se vedo Salvo Pogliese o Salvo Sallemi come deputati di maggioranza al Parlamento nazionale. Quindi sono persone sicuramente, secondo me, secondo il rapporto che ho avuto mio, così, affidabili. Questo però, giudizio credimi, così lusinghiero su Musumeci, però è, come dire, è compatibile con il giudizio negativo sulla regione come istituzione, come macchina burocratica di pessimo funzionamento, su cui si è espresso più volte. Assolutamente, la regione è un carrozzone devastante. E chi deve aggiustarla se non un governo e il suo presidente? Ma allora, per aggiustare la regione, da come è messa, questa è una mia opinione che posso fare dopo veramente più di 4 anni di esperienza amministrativa e dopo rapporti continui con la regione, ma non 5 anni, ma neanche 20 anni, secondo me ci vogliono di inversione di tendenza. Ma così non comincerà mai nessuno. Io temo, ma secondo me si era iniziato un percorso, io temo che invece sia stato un ritorno indietro, ve lo dico senza problemi, cioè, guarda, non ho problemi a dire quello che penso per motivi che ho sempre detto. C'è stata un'inversione di tendenza adesso, anche se si è mantenuto un governo di centrodestra come c'era prima. Secondo me con il presidente Musumeci la questione poteva andare in una direzione opposta. Adesso con un presidente sempre di centrodestra, però meno svincolato, a mio giudizio, dalle logiche, diciamo, partitiche e politiche che hanno sempre condizionato la regione, ma da destra e da sinistra, perché quando c'era la sinistra non era assolutamente meglio di così, anzi era peggio probabilmente. Il governo Crocetta allora, è stato un allora, disastro. Esatto, cioè. Ecco, e allora io dico questo, se purtroppo questo percorso che si era intrapreso con difficoltà, perché Musumeci l'ha detto sempre, delle difficoltà che aveva nel dover rendere conto poi a meccanismi politici dai quali lui voleva tirarsi fuori, questo gli è costato la rielezione, gli è costato la ricandidatura, non è stato ricandidato per questo. Allora, non bastano 5 anni per cambiare questo. Chiaro, allora secondo così, bene Musumeci, meno bene Schifani, almeno. No, non lo conosco Schifani, lo conoscerò. Già. Non è meno bene Schifani, io credo che questo percorso nuovo che si è intrapreso, non conosco Schifani, ma persona, questa sensazione. Non posso dare giudizi su Schifani, è una persona sicuramente che ha un profilo istituzionale altissimo e farà pure benissimo, magari non lo so. Io dico che il meccanismo che ha escluso Musumeci, ho seguito giorno per giorno come si è arrivata all'esclusione di Musumeci. Adesso ha una battuta d'arresto. Invece secondo me quel meccanismo virtuoso, la regione poteva continuare un percorso, invece ha ritenuto di non continuarlo, e questo secondo me è peccato. Allora, abbiamo parlato di Barone, ormai ex assessore, possiamo definirlo, della giunta Cassì, che sarà sicuramente impegnato in un progetto, non so se come candidato a sindaco o in altra veste, alternativo a quello di Cassì, quando si voterà a giugno probabilmente. Ma intanto già alcuni candidati si affacciano anche oltre a Barone, no? E non sì, solo nella fisiologia ovviamente della presenza dei partiti, che giustamente esprimeranno comunque tutti una propria posizione. Per esempio, una recente conferenza stampa è stata quella di Riccardo Schirinà, ex consigliere comunale, avvocato, abbastanza giovane, credo meno di 40 anni, che ha appunto al proprio attivo esperienze nel Partito Democratico, fu consigliere comunale dei DS, poi comunque con incarichi anche nel Partito Democratico, e che adesso
adesso, insieme ad altre di un gruppo che si chiama Generazione. Non so se in generazione la parola azione rimanda alle calende, no? Rimanda ad azione di calenda, no? Non credo, sinceramente. Non sappiamo. Non so. Comunque, probabilmente non sappiamo neanche in quale ambito si muova, perché ci sono altre figure, non sappiamo come collocarle. C'è per esempio Gaetano Mauro, che può essere una mera casualità irrilevante, è figlio dell'ex senatore Mauro ed ex presidente della provincia di Ragusa. Ci sono altri, e però hanno detto che il loro è un movimento trasversale, aperto a tutti, purché alternativo a Cassì, perché ha fallito. Che ne pensa? Ovviamente non sono d'accordo, noi abbiamo solidi argomenti che ovviamente tireremo fuori nelle prossime settimane, a testimonianza del fatto che il governo Cassì, che la mia amministrazione, è stata un'amministrazione che ha conseguito importantissimi risultati per la città, sotto tutti i profili, in tutti i settori. Questo stiamo, ovviamente raccogliamo dati e ne parleremo, lo comunicheremo in maniera adeguata. Quindi il mio giudizio ovviamente non può coincidere con quello che è stato rilasciato dall'avvocato Schina. Quello che penso è che comunque ci sono dei ragazzi abbastanza giovani, professionisti, brillanti, che decidono di impegnarsi in politica, e questo è un fatto positivo. Partiamo da qui, perché la gente fugge dalla politica, i ragazzi soprattutto si tengono a distanza dalla politica, invece c'è gente che vuole cimentarsi, che vuole spendersi, che ha un'idea, che ha entusiasmo, che ha passione politica. E quindi questo è sicuramente un fatto positivo. Io ho sentito alcune cose, alcune interviste, ho visto molta, come posso dire, il tentativo, diciamo, di creare aspettative, molti ragionamenti su un futuro possibile, se posso dire una mia un po' poca concretezza, non nei fatti concreti, non nello specifico delle singole materie, non critiche un po' generiche, ecco, probabilmente dovranno un attimino valutare, verificare il programma, quello che è stato fatto, come è stato fatto, cosa significa amministrare sotto tutti i punti di vista, prima di poter poi dare giudizi più compiuti. Quello che è stato detto finora è semplicemente una prospettazione di una città futura che è piena di immaginazione, è giusto averla, immaginazione, soprattutto da parte dei più giovani. Bisogna scontrarsi con situazioni concrete, 2 anni di Covid devastante, la guerra, l'aumento dei prezzi, ovviamente amministrare poi è tutt'altro, però vedremo, insomma, che si cominci a delineare un quadro politico e quindi uno scenario politico è anche un fatto, se vogliamo, positivo, vuol dire che cominciamo a conoscere chi saranno i contendenti. Ma intanto, rispetto a quello che si diceva poc'anzi sul movimento, sul gruppo Cassino, trasversale, plurale, sì, no? Quindi senza, diciamo, vincoli di appartenenza, inclusivo, aperto, le dichiarazioni rese da Schirinà in conferenza, sì, stampa sembrano riproporre lo stesso cliché, perché appunto ha detto l'unica condizione era essere alternativi a Cassino, quindi ugualmente inclusivo e plurale. Peraltro Schirinà è un ex cestista, no? Quindi avete quasi lo stesso campo di gioco. Abbiamo lo stesso campo di gioco, un ex cestista, e questo è positivo. Io ho sempre detto che, insomma, chi ha fatto attività sportiva può avere qualcosa in più, perché può avere avuto una formazione che poi viene utile per qualunque attività della vita. Sì, diciamo che questo ci accomuna, ma diciamo la pallacanestro a Ragusa accomuna in tanti. Però va bene, vediamo, ci confronteremo, mi fa piacere anche parlare con lui. Io l'ultima volta che ho fatto campagna elettorale non ho potuto confrontarmi con il mio avversario, perché il mio avversario al ballottaggio non veniva a fare i confronti, perché allora i 5 Stelle avevano questa indicazione di non andare a fare confronti televisivi. Poi è cambiato tutto, è cambiato il mondo, sono cambiati loro, eccetera. Magari adesso potremmo confrontarci sulle questioni concrete, non vedo l'ora di farlo, lo faremo. Io ho tanti argomenti veramente solidi, importanti. È una città che veramente sta cambiando, secondo me, in positivo, pur in un momento contingente storico di estrema difficoltà. È inutile, sappiamo dove, in che situazione ci troviamo, però Ragusa è una città solida e forte, con parametri in ordine, parametri economici, parametri sociali, diciamo, con una situazione generale tendente al positivo, ripeto, malgrado il momento, un unicum nel contesto siciliano dove ci troviamo, e questo, come dicevamo prima, è probabilmente il miglior giudizio sulla nostra città, ma avviene per la città, avviene per una nazione, eccetera, è quello che danno gli altri quando vengono nella nostra città, quando vengono nella nostra nazione, quando vengono a visitarla, quando conoscono chi si occupa delle attività amministrative, eccetera.
io registro continuamente apprezzamenti da parte di soggetti che per qualunque motivo vengono a contatto con Ragusa su come trovano la città. Ecco. Questo è... Bene, allora avremmo tanti temi ancora da affrontare, ma siamo proprio alla conclusione, pochissimi minuti, vediamo se due o tre cenni ad alcune delle cose possiamo farle subito. Sì. Ha visto che successo ha avuto il suo ex collega sindaco di Modica Abate alle regionali, se l'aspettava? Allora, si sapeva, insomma, era nell'aria questo risultato perché, lui è riuscito, diciamo, a stringere un legame fortissimo direttamente con la gente, con le persone. È un modo di fare politica veramente distante dal mio. Lui è sempre accentrato, su di sé tutte le attività, ma lo diceva in maniera palese, anche quando ci capitava di parlare, di scambiare delle opinioni politiche, ci capitava abbastanza spesso. Quindi questo suo essere accentratore, protagonista, anche se vogliamo fuori anche dagli schemi, ha consentito di creare proprio un legame diretto con la gente. Lui con qualunque partito si fosse candidato avrebbe ottenuto questo risultato personale. Quasi 10.000 preferenze 10.000 solo a Modica, sì, sì. 12.500 in tutta la provincia, ma molte centinaia anche a Ragusa. Anche, se non sbaglio, quasi un migliaio di... Sì. Ha avuto appoggi anche a Ragusa, sappiamo che si è mosso anche qui, ma lui diciamo, rappresenta un modello amministrativo... come posso dire, un po' spregiudicato probabilmente, molto sul pezzo, sui problemi, votato alla ricerca di soluzioni rapide, e questo è quello che la gente vuole. Probabilmente, ripeto, non è esattamente in linea con quello che è la mia idea di attività politica amministrativa, ma la sua è stata sicuramente vincente, la mia non so. È stato l'ottavo in assoluto tra i più votati per le preferenze in Sicilia complessivamente, e comunque Ragusa fa 320.000 abitanti, mentre nel fare questa comparazione ci riferiamo a tutte le province: Palermo, Catania, Messina. Ecco, il più votato sappiamo è stato Tamaio a Palermo, poi San Martino a Catania, Cateno De Luca a Messina, via via. Io credo che un fenomeno del genere, una città come Ragusa, difficilmente si potrebbe realizzare, proprio il contesto cittadino diverso, bastano pochi chilometri di distanza per cambiare completamente l'approccio, il modo di intendere proprio la politica, il sostegno politico o a un politico. Noi siamo molto più mutevoli, ci leghiamo meno probabilmente alle persone, ripeto, non lo dico per me, non avrebbe senso, è proprio una valutazione di carattere generale. A Modica c'è molto più attenzione sulla modicanità, cioè è un fatto storico che quando c'è un candidato di Modica e quando si pensa a quel candidato... Però in questo caso c'è anche un forte giudizio positivo, a torto o a ragione, ognuno ha le sue opinioni, della città di Modica su questo sindaco, perché non è che basta essere... No, non c'è dubbio questo, perché non si spiegherebbe questo voto, però il modicano candidato, si ha chance di essere eletto, veramente attira... Viene sostenuto come rappresentante della città. Come rappresentante della città c'è questo senso di appartenenza, non so come dire, Ragusa molto meno, noi siamo meno, non so se provincialismo o diciamo più aperti verso soluzioni esterne, anzi da noi probabilmente la soluzione che viene dall'esterno la consideriamo preferibile per motivi magari... Un altro fenomeno molto importante da questo punto di vista è stato quello di Fabio Venezia, in questo caso siamo nel Partito Democratico, sindaco di Troina, un comune molto più piccolo di Modica, molto più piccolo, in una provincia più piccola, in assoluto la più piccola della Sicilia, che ha preso più voti di Abate, è stato il settimo, Abate l'ottavo in Sicilia, Venezia il settimo, e considerata la provincia di Enna e il fatto che fosse sindaco di Troina è un successo ancora più stratosferico, no? Ho conosciuto, tra l'altro, ho avuto l'avventura di conoscere Francesco, è una persona che è magnetica, secondo me, molto carismatica, giovane, però preparato, molto serio, veramente ne ho tratto un'ottima impressione, per cui non faccio fatica a pensare che abbia avuto questo successo personale. Vediamo adesso come... Peraltro è un pioniere anche su certe battaglie che sono prettamente di sinistra, ma sinistra intesa anche come una sinistra sociale, culturale, ambientale, sui beni comuni, per esempio, no? Lì ci sono esperienze molto importanti, per esempio Ragusa è una di quelle città che ha avuto il merito, no, di sottoscrivere il regolamento e di dotarsi di un regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni, amministrazione Piccitto, però è rimasta sulla carta, non ci sono stati patti di collaborazione, e chissà che un sindaco civico o civico di destra, come si possa definire Cassì, insomma, vabbè, finora non l'ha fatto, ma possa anche dare una spinta a questo filone che è molto importante. Ma sicuramente,
Allora, sono tante le cose che avremmo potuto fare, non abbiamo fatto, tante le cose che abbiamo fatto. Allora, l'attività amministrativa ha talmente tante sfaccettature, ha talmente tanti impegni che poi alla fine ti concentri su alcune cose, magari finisci e tralasci delle altre. Però i parametri ragusani medi sono veramente di città di eccellenza, questo è un dato di fatto, lo dicono i numeri, lo dicono le statistiche, i dati, li tireremo fuori, insomma sicuramente una città virtuosa. Probabilmente a prescindere dal sindaco in carica, perché è storicamente una città virtuosa, Ragusa, una città che eccelle, una città che diciamo, valorizza le proprie peculiarità come poche altre nel contesto siciliano. E questo è una nota di merito per i ragusani. Mi piace pensare di aver accompagnato in questi 4 anni e mezzo questa città in un contesto difficile verso ulteriori miglioramenti, verso ulteriori crescite. Abbiamo un programma di opere pubbliche spaventoso, veramente di decine di milioni di euro, di decine di progetti, decine di cantieri aperti un po' in tutta la città. Speriamo, ecco, che questo possa essere foriero di una... di un risveglio, come possiamo dire, di un fermento che comunque a Ragusa non è mai mancato. Non c'è tempo per parlare di fatti amministrativi, ne prendiamo soltanto uno ad esempio, una delibera recente della Giunta che ha, sulla scia anche di quanto fatto da alcuni altri comuni, sì, deciso di punire e di soprattutto intimidire preventivamente, sì, no? Con un'azione deterrente, sì, coloro che depositano illegittimamente i rifiuti fuori posto, con il sequestro cautelare e la confisca, sì, dei mezzi utilizzati per compiere questo atto scellerato, sì, no? L'autoveicolo, quando magari in genere accade che uno va con la macchina a portare, sì, questi rifiuti fuori posto oppure chissà come. Com'è maturata questa scelta? Allora, la scelta è maturata dall'esempio che abbiamo visto di altri comuni, perché nessuno di noi inventa niente, diciamo. Abbiamo visto che qualcuno che comincia ci deve essere, diciamo che penso che sia stato il comune di Marsala che abbia iniziato, si è inventato un po' questa formula, una formula... Non nego borderline, diciamo, certo, questa di tenuta giuridica, è inutile negarlo, perché poi, voglio dire, di questo si tratta. Naturalmente io quando ho visto questa delibera l'ho sottoposta al parere degli uffici miei, ho visto che poi altri comuni importanti, anche Siracusa per esempio, l'ha adottata proprio in questi giorni, e allora ci siamo in qualche modo decisi a farlo. Chiaramente ha una funzione di deterrente, fermo restando che noi l'applicheremo se dovessimo scovare, e scoveremo senz'altro, perché ormai ci sono telecamere, anche fototrappole disseminate un po' ovunque. Il deterrente, perché chi commette un gesto così scellerato come quello di abbandonare un rifiuto nelle campagne o sul ciglio delle strade, e quindi in maniera assolutamente irregolare, deturpando, creando un danno ambientale enorme, deve sapere che se lo fa e viene scovato subisce una conseguenza molto seria. Questo speriamo che possa essere un ulteriore messaggio, perché oltre all'opera di convincimento, all'educazione, alla promozione, diciamo, di comportamenti virtuosi, è chiaro che poi ci vuole anche un'attività di repressione in questi casi, visto che uno dei problemi più importanti che si fa fatica a sconfiggere è quello dei rifiuti abbandonati. Insomma, questo è un po' il tema su cui si confronterà anche il prossimo governo regionale, parliamoci chiaro, uno degli aspetti dove il governo precedente anche ha fallito, possiamo dirlo perché ha fallito, era il tema dei rifiuti, della gestione dei rifiuti, dell'impiantistica siciliana. È un tema delicatissimo, anche esplosivo, che ha punti di contatto con ambienti poco raccomandabili, quindi veramente una situazione molto molto particolare. Bene, grazie a Peppe Cassì, sindaco di Ragusa, in carica da 4 anni e mezzo quasi, siamo a 8 mesi prevedibilmente, potrebbero essere anche un po' meno, dalle prossime elezioni che si terranno tra il 15 aprile e il 15 giugno, secondo il calendario di legge, e poi vedremo, quasi sicuramente sarà la prima o la seconda domenica di giugno a seconda del calendario, ma abbiamo parlato intanto di questi 4 anni e mezzo di attività amministrativa sulla base anche dell'attualità più immediata, queste fibrillazioni politiche, la revoca delle deleghe all'assessore Barone, gli avversari che cominciano a scendere in campo e a preannunciarsi, e quello che c'è da fare è comunque anche l'annuncio che è stato dato, semmai ci fossero stati dubbi, da parte di Cassì, che si ricandiderà alle prossime elezioni comunali. Grazie ancora al sindaco, grazie a quanti ci hanno seguito, prossimo appuntamento come sempre con Fatti e Opinioni.